Salve Trevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Fallout 1, come sempre sono l'Arx di Cormaris. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'arrivo al Boneyard, in particolare da Ditum, ma ancora più in particolare al cimitero degli angeli. No, avevamo scoperto che Los Angeles è diventata Boneyard Angels, cioè il cimitero degli angeli. Pertanto eravamo arrivati in questa fantastica e splendida cittadina. E vediamo tanti bei abitanti che vagano in stile zombie. Tu vedi un uomo di carnagione scura addobbato con scialli colorati e vari ninnoli. Chi sei? Tipo lo spiritualista? Salve Saniero, posso servirti? Sto solo dando un'occhiata in giro, grazie. Sto cercando di conoscere gli abitanti di Aditium. Mi chiamo Chuck, benvenuto da Ditum. Temo che la maggior parte della gente qui non sia molto disponibile con gli stranieri. Allora, che lavoro fai, Chuck? Sono un contadino, ma mi piace anche fare qualche lavoro sui vecchi edifici per recuperarli e renderli di nuovo abitabili, e talvolta do qualche consiglio. Che tipo di consiglio? Chuck tira fuori un mazzo di tarocchi. Fammi consultare le carte. Chuck mescola il mazzo. Ok, sì, c'era da aspettarselo. Chuck estrae una carta con la figura di un uomo con un coltello a vibrazione e una bandiera. Il coltello a vibrazione sarebbe il Ripper, quello che c'è in... non so, in Fallout 3. No, sì, sicuramente in Fallout 3. Fallout New Vegas. C'è anche in Fallout 4. Non mi ricordo, va bene, comunque c'è sicuro. Il fante di spade a nord, lontano a nord, dovrai affrontare un potente nemico. E ha ragione. Ma tu ci credi davvero a sta roba? Per me funziona. Se non vuoi crederci, allora non fa per te. Ognuno è libero di credere a ciò che vuole. Naturalmente. E il tuo universo è formato sulle tue credenze, mentre il mio è formato sui miei pensieri. Quello di cui crediamo potrà essere differente, ma ti auguro ogni bene nel tuo universo. Se provo a parlare, mi dai un'altra premonizione? Sono in cerca di un buon consiglio. Vabbè, mi mischio del mazzo. Chuck estrae una carta con una torre radiofonica e una carta con la figura di un uomo in abito gessato che regge uno scettro. La torre e l'imperatore. Un grande cambiamento avverrà per mano di un potente leader. Non so dire se questo cambiamento sia la morte. Grazie. Ora sono curioso di vedere che altre previsioni ci fa, perché quelle che sta dicendo sono tutte vere, ma non voglio spoilerarvele. Un buon consiglio. Vabbè, mischia di tarocchi. Chuck estrae una carta con il disegno di un uomo che balla su una testata nucleare. Il matto. Non posso aiutarti, dovrai trovare da te la tua strada nel mondo. Ah, grazie. Altri consigli? Ok, non ne ha più. Forse 3 consigli al giorno. Ci dobbiamo ritornare, questo me lo segno, che ci dobbiamo sicuramente ritornare. Oh, un piede di porco. Non mi ricordo se era semplicemente un'arma o serviva anche per forzare in maniera brutale le porte. Tu bambino, cosa ci fai qui? Ciao, dove sono i tuoi genitori? Non lo so, da qualche parte qui vicino. Vabbè, bambini non parlano spesso qui. Ha la stessa stringa di dialogo, se ci fate caso, della città vecchia nel lab. Un abitante. Tu? Un abitante. Tu? Abitante. Tu? Abitante. Abitante. Un regolatore, una delle guardie. Beh, andare con un grosso martello non è molto... Che cazzo vuoi? Grande. Tu sì che sai come incoraggiare la gente. Vedi un uomo lurido che indossa dei vestiti di color blu scuro. Ehi, non credo di averti mai visto prima. Tu chi sei? Sono l'Arax. Piacere mio, mi chiamo Samael. Ah, e questo è lo Scavenger, lo Scav. E di cosa ti occupi? Sono uno scavenger, letteralmente significa che sono una persona che cerca qualcosa tra i rifiuti. Ma noi scav preferiamo usare il termine inglese, ci sembra più dignitoso. Puoi usare quello italiano, prospettore. Il nostro lavoro, poi, non è, poi il nostro termine in inglese non è il massimo, eh.
della traduzione. Il nostro lavoro poi non è certo meschino. Abbiamo il compito di setacciare il Boneyard in cerca di oggetti utili e di informazioni. È un lavoro pericoloso. Com'è? Perché è pericoloso? Beh, qui intorno ci sono i Deadclaw. Adithium è infestata dai regolatori. Di entrambi si può dire tutto, tranne che sono compassionevoli. Come fate per evitare i Deadclaw? Lavoriamo solo di notte, il nostro lavoro lo conosciamo bene. Devo tuttavia ammettere che non sempre tutti fanno ritorno. La settimana scorsa ho mandato una ragazza in cerca di alcuni pezzi di ricambio per Miles, ma da allora che non ho più sue notizie. Nel suo ultimo messaggio diceva che aveva trovato i pezzi e che stava tornando. Ok, però io non volevo concludere qui la discussione. Come fate a evitare i Deadclaw? Lavoriamo solo di notte, il nostro lavoro lo conosciamo bene. Ok, questo l'abbiamo già chiesto pure io stupidamente. Hai mai esplorato qualche altra zona? Ho fatto qualche esplorazione qua e là, di che ti vuoi che ti parli. Dei Blade. I Blade sono un gruppo di sfigati, riescono a tirare avanti comunque. Alcuni di loro finiscono qui da Titium se accettano di fare ciò che i regolatori offrono loro. Deadclaw? Non ne hai mai visto uno? Sono cattivi come diavoli dell'inferno e la cosa che più amano è strappare il cuore del petto di noi poveri scav. Mi hanno detto che da qualche parte a est del territorio dei Blade c'è un nido di quei demoni, ma non posso dire di averlo visto personalmente. I Gunrunner? Non molto tempo fa i Gunrunner si sono trasferiti in una grande fabbrica a nord-est di qui. Non ho molto da raccontare dal momento che hanno scavato un fossato e l'hanno riempito di scorie radioattive. Inoltre, per arrivare dalla loro base bisogna attraversare il territorio dei Deathclaw e questa è una cosa magnifica, cazzo, magnifica. Cioè, tu sei in un universo post-apocalittico, la tua aspettativa di vita è domani, cioè spero che domani riesco a sopravvivere. Perché nessuno, cazzo, ha mai più ripensato di fare una fossa con delle scorie radioattive? Ah. E in seguito lo vedremo. E secondo me l'essenza dei Fallout si è persa un po', cioè voi lo vedete dai caravan, no? Dalle carovane, che sono letteralmente i cofani di macchine tagliati che vengono usati per trasportare le merci, o ad esempio in questo caso che questo ha fatto un fossato con delle sostanze radioattive per difendersi, ma è geniale, così tu riesci a sfruttare un'ambientazione. Ad esempio nel 4, insomma, non l'hanno sfruttata per nulla appieno, cioè ok, tu puoi costruire le casette... Le fortificazioni, va bene, ok, grande, ma anche in generale nel 3 non è stato preso appieno. Io voglio vedere come l'umano si adatta ad ambienti post-apocalittici e spesso lo fa non ricostruendo torrette automatiche che sparano ai banditi, lo fa con questi mezzi e con questo è giusto che si vada avanti. Cioè, se in un universo post-apocalittico non esiste che inizi a caricare i bramini e li porti avanti e indietro, sono troppo preziosi. Tu carichi cofani di macchine, situazioni simili, cioè questo è il bello, quando l'essenza dell'ambientazione viene usata nel game, non è semplicemente uno sfondo, perché oggettivamente questo purtroppo man mano è diventato uno sfondo, perché le missioni sono, non dico uguali, simili o poco belle, hanno la loro bellezza e hanno la loro complessità e tutto, il problema è che perché si è persa questa componente fondamentale anche negli personaggi, cioè noi l'abbiamo visto con le teste parlanti, sono alle volte brutti, grassi, macilenti a causa delle radiazioni, insomma, dell'arduo stile di vita. Invece i Fallout sono tutti belli, 1,70, misura standard, faccini più o meno carini, sono brutti solo perché si fanno tagli di merda, inteso tagli di capelli di merda e tutto il resto, però sono tutti belli, ben fatti. Perché non c'è gente menomata, non c'è gente deformata, grassa? Secondo me questa cosa manca, non si è sfruttata appieno l'ambientazione. E ormai è diventato sempre più uno sfondo. Comunque, ok, dei discepoli dell'Apocalisse. I discepoli predicano la pace e la tolleranza. Dell'idea... bella idea, ma poco pratica. Vive in una grande biblioteca a nord-ovest di qui. I figli della cattedrale... I figli della cattedrale sono stanziati in una grande chiesa che si trova parecchio a sud di qui. Accadono cose strane da quelle parti. Da quella chiesa ho visto uscire ed entrare creature che di umano avevano ben poco. E questo noi lo sappiamo, sono i supermutanti. Già ci è stato detto di un supermutante che è stato guarito nella chiesa.
E se le storie che si sentono in giro non sono frottole, la chiesa è stata costruita sopra un vecchio vault, quello dove vivevano i progenitori degli abitanti di Adityum. Ok. Di nessuno, grazie. Ci si vede, sempre che riesca a vedere, vabbè, bla bla bla, grazie per l'augurio di grande prosperità che mi concedi come sempre, ragazzi. Levatevi dal cazzo, grazie. Tu dovresti essere il chimico. Vedi un uomo magro che indossa un camice bianco. Non credo che ci siamo presentati, sono Miles, cosa posso fare per te? Quel camice mi fa pensare che tu sia uno scienziato, cosa stai studiando? Sono un chimico, per lo più preparo l'innesco e la polvere per poter utilizzare nuovamente i bossoli usati, ma non mi dispiace lavorare anche con altre sostanze. Dove prendete lo zolfo, il nitrato di potassio e le altre sostanze chimiche? È raro trovare qualcuno che apprezza la chimica. Per rispondere alla tua domanda, alcune delle sostanze le recupero dai mercanti del lab, le altre le creo nel mio laboratorio e lo trovo o le trovo qui in giro. Per esempio i mucchi di retame dei bramini sono ottime fonti di minerali, così come alcuni funghi che coltivo personalmente. Quali sono le altre sostanze con cui lavori? Sto cercando di ottenere degli acidi forti, così che Smithy possa fare qualche incisione. Ho anche cercato di creare coloranti e inchiostri permanenti, ma senza inchiostri naturali è difficile. Quindi tu produci proiettili ad Adityum, comunque credo che questo ce lo dia grazie alla nostra abilità in scienza. Sì, anche se Smithy che inserisce i proiettili, io riempio soltanto i bossoli vuoti. Ma i mercanti del labo fanno un sacco di soldi alle vostre spalle. Sì, dobbiamo pur tirare avanti, dato che le fattorie idroponiche non funzionano. Dobbiamo comprare il cibo dai mercanti e i proiettili sono l'unica cosa che abbiamo da vendere. Potrei provare a recuperare i pezzi di cambio per le fattorie idroponiche. Davvero, sarebbe meraviglioso. Ci mancano solo alcuni pezzi, ma sono certo che tu riusciresti a trovarli. Quelli giusti, ma se tu riuscissi a trovare quelli giusti, potremmo essere finalmente autosufficienti. Samael potrebbe aiutarti. Ok, Samael, come va? Di cosa hai detto che ti occupi? Ok. No, in realtà non ci ho dato informazioni manco per un cazzo. Che merda. Forse dovremmo barattare con lui. Anche se dubito li abbia. Appunto. Non hai proprio un cazzo, è diverso. Non è che dubito tu abbia. Non hai niente. Ok. Qui che abbiamo? Facciamo un passo di qui a vedere queste tende che a quanto pare nascondono sempre qualche personaggio eccentrico. Di qui. Tu sei un regolatore, cammini a zigzag. Cazzo è, stai evitando una raffica di proiettili? Ok. Oh, un uomo di mezza età. Che cosa vuoi? Chi sei? Sono John Zimmerman, sindaco di Adityum. Perché? Le tue guardie mi hanno detto che hai del lavoro per me. Forse. Hai mai avuto a che fare con una banda di ladri assassini prima d'ora? È mai possibile? Esiste un solo luogo nelle lande che non abbia un problema di bandite? Di bande? Effettivamente, se ci pensate, a Janktown c'erano gli Skulls. Nel lab c'era Decker. Qui abbiamo le Blade. Hai avuto a che fare con delle bande? Sei sordo, vecchio, te l'ho appena detto. Puoi dirlo. Vabbè, puoi dirlo forte. Vabbè. Bene, allora saprai quanto spietati e assetati di sangue possono essere. La banda dei Blade è la peggiore di tutte, temo. Il nostro è un umile villaggio, timorato di Dio, che sta soltanto cercando di sopravvivere. Quei mostri assaltano noi, sussurra quasi impercettibilmente, e i nostri figli. Certo, è meraviglioso. Qual è il lavoro? Quanto sei disposto a pagarmi? Cosa intendi per assaltare? I nostri regolatori impediscono che quei mostri ci attacchino a viso aperto, ma è tutto quello che possiamo fare per proteggere la nostra piccola comunità. Ma i Blade attendono la notte per cercare di introdursi nel villaggio e uccidere i nostri concittadini e per rapire i nostri figli, e si ferma un attimo per ricomporsi prima di continuare. La settimana scorsa uno di loro si è lanciato contro al cancello settentrionale con candelotti di dinamite legati al petto. La madonna, che cazzo è? Non sono bande di ladri, sono kamikaze, c'è una grande differenza.
Voleva far esplodere la caserma dei regolatori. Sicuramente intendeva indebolire le nostre difese per permettere ai suoi compari di lanciare un attacco in forze contro di noi. Non ti sembra un pochino esagerato? Ti darò 200 testoni per uccidere il loro capo. Voglio la testa di quella puttana. Sembra che tu abbia qualcosa di personale contro di lei. Ha fatto rapire mio figlio, l'ha torturato e poi l'ha ucciso. L'ha lasciato impalato proprio di fronte ai cancelli. Molto artistico. Tutto considerando, non credo di voler questo lavoro. Schifosi bastardi, accetto il lavoro. Grazie al cielo. Finalmente mio figlio sarà vendicato. L'accampamento dei Blade a nord di qui. Torna da me quando avrai finito. Ok. E lo faccio, non lo so. Più che altro perché i regolatori non mi sembrano propriamente le persone più buone del mondo. Cioè, questi qui cazzo hanno un bunker per dormire. È vuoto. Oh no, ora devo farlo. Ah, con ognuno. È vuoto. Questo ce lo prendiamo. Questa è la borsa del dottore che ci permette di curarci in caso abbiamo fratture permanenti. Pronto soccorso, non so se ci è effettivamente utile, perché comunque il pronto soccorso l'abbiamo tirato molto in alto e il problema di leggere i libri è che più in alto vanno le abilità, più si abbassa la probabilità di ottenere nuovi bonus una volta letto il libro. È un po' un'inculata, però ci dobbiamo convivere. Nulla di che. Ok, diamo un'occhiata nello sgabuzzino. Non scarrarmi. Minchia, siete persone letteralmente odiabili, fatevelo dire. Oh. Io ho visto Tico che scorreva via nel muro, vabbè. Salve straniero, che posso fare per te? Mi chiamo Larax. È un piacere conoscerti. Io sono Tine. O Tine, vabbè. Posso farti qualche domanda sui mercanti del lab? Di tanto in tanto mi capita di fare affari con loro. Di solito vendo munizioni in cambio di cibo. Che cosa ne pensi di Additum? Non è male come cittadina. Zimmermar è un uomo giusto, anche se forse non è il più sveglio sulla piazza. E naturalmente c'è Miles, probabilmente l'unico uomo nel raggio di miglia ad avere qualche conoscenza scientifica. Ok, vorrei comprare qualcosa. La Madonna. Sei armato a dir poco pesantemente, amico mio, fatelo dire. Veramente a dir poco. Ah, poi mi ero dimenticato di dire nello scorso episodio che ho trovato le Molotov nell'accampamento dei Khan, che in realtà sono molto, ma molto, 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 molto rare. Perlomeno non ne ho la certezza, certezza scientifica, certamente, ma... nelle mie avventure di Fallout, e Fallout l'1 l'ho completato due volte, non mi è mai capitato di trovarne più di 10, ok? E trovarne 4 tutte insieme in un solo luogo è tanto. Ora quindi possiamo esplorare la nuova area di quella che sembrava essere un motel riconvertito. Questo che cazzo è? Cioè, sembra un cadavere. Buona giornata. Ah, un membro delle Blade. Beh, non sembrano così cattivi. Bambino che corre, vabbè. Chissà se verrà a piovere. Ah, ma quindi Blade ce l'avete poco fuori. Ma non è che per caso vi attaccano perché li trattate come bestie? Ora non sto facendo il finto gnorri, per amore del cielo. Cioè, uno dice: cazzo, 3 secondi fa hai detto che l'hai giocato e ora chiedi se sono bravi e cattivi, buoni o cattivi. Onestamente non mi ricordo, essere sincero, perché appunto questa parte io la facevo sempre nella parte finale e quindi era una roba che facevo velocemente per arrivare alla parte finale del gioco. Vedi un uomo che ti fissa negli occhi per un attimo, ma poi rivolge altrove lo sguardo. Che c'è? Perché stai parlando con me? Ti sentiranno, sai. Chi sei? Sono Greg, ma non dirò a nessuno, verranno a cercarmi. Perché sei così teso? Teso? Io non sono teso, solo prudente. Tutti dicono che sono paranoico, ma sono io quello che rimarrà qui quando verranno a prendervi. Chi verrà a prenderci? È tutto finito!
Ehi, sei tornato. Non gridare così. Loro sono là fuori. Anch'io penso che tu sia paranoico. Parleremo un'altra volta. Ok. Hai tutte le ragioni del mondo, Greg. Vediamo di avanzare. Una pubblicità del rasoio Blade. Ah, forse per questo si chiamano Blade. Effettivamente perché non ci ho pensato prima. Vabbè, un bambino. Quando non c'è una vera e propria descrizione, ragazzi, vuol dire che non hanno nulla da dirvi fondamentalmente. Un membro delle Blade. Bambino. Un membro delle Blade. Ok. Nascondete qualche roba che non dovreste avere, amici miei. Ma quello è Ian. Ma perché il mio gruppo è spappolato 150 regioni diverse? Cioè, dice qui c'è Tico, Ian, sciopero del lavoro, non so, della fame. Ok. Direi che possiamo iniziare a esplorare più che tranquillamente la zona per capire in cosa ci stiamo andando a imbattere. Un uomo forte e robusto con la barba folta. Salve ragazzo, che cosa vuoi? Chi sei? Beh, io sono McRee. Di tanto in tanto aiuto i Blade contro i Deadclaw, i regolatori. Insegno loro a difendersi da quei brutti ceffi. Che tipo di cose insegni? Beh, la mia specialità è combattimento a mani nude e incassare un pugno o due in più a chi me li tira. Credi di potermi insegnare qualcosa? Mi sembri una persona a posto, ma il mio tempo basta appena per insegnare a Blade. Se la situazione dovesse tranquillizzarsi, magari potrei aiutarti. D'accordo, posso chiederti qualcos'altro? Che cosa puoi dirmi dei Blade? I Blade sono un gruppo di brave persone. Essere bloccati qui tra i dannati regolatori Deadclaw non è certo un segno. Non è certo un sogno, ma sopravvivono. Qualcos'altro? No, niente, grazie. Ok, ora abbiamo la parte opposta. I Blade sono brave persone. Ok, troppe persone. Vedi Dangar, l'appassionato di Nuka Cola. Sì? Di che cosa ti occupi? Io pontifico assai sulla vita e aiuto i Blade a comprendere il vero significato della Nuka Cola. Quanto te ne bevi di quella roba? Circa 5 litri al giorno, madonna! Posso chiederti un'altra cosa? Cos'ha di così buono questa Nuka Cola? È il mio fluido vitale. Se non la bevo regolarmente mi viene un mal di testa terribile. No, non credo sia un fluido vitale. Credo si chiami dipendenza. Posso chiederti un'altra cosa? Che mi dici della Nuka Cola? Un'altra cosa? Chi è che comanda da queste parti? Razor è la persona che cerchi. Se io provo a barattare con te... Oh. Vabbè, proviamo a non provocarlo. Non mi sembra che tu sia d'aiuto per il prossimo. E allora? Dagan alza le sopracciglia e ti guarda male. Beh, anche lui ha ragione. Cioè, della serie, fatti i cazzi tuoi, io faccio quello che reputo. Credo che se gli frego le nuca quelle si incazza. Una bellissima ragazza. È un giovanotto dallo sguardo profondo. Ehi, non credi di aver mai visto... Non credo di averti mai visto prima da queste parti. Posso aiutarti? Chi sei? Mi chiamo Mikael. Io e mia moglie, Christine, facciamo parte delle banda degli Blade. Facciamo quel che possiamo per aiutare il gruppo. Altro? Puoi parlarmi un po' del Boneyard? Certo, a sud c'è Dithion, mentre a nord-est puoi trovare i Gunrunner, sempre che tu riesca a superare il territorio dei Deathclaw. Ad ovest ci sono i discepoli dell'Apocalisse. A parte che ci sia anche... Pare che ci sia anche una specie di chiesa, ma non dovrebbe trovarsi parecchio su di qui. Altro? Perché vivete qui? Non è poi così male come sembra. I regolatori Deadclaw ci danno dei problemi, è vero, ma la nostra leader, Razor, ci ha aiutato davvero molto negli ultimi mesi. E recentemente McGree ci ha insegnato a difenderci in maniera più efficace. Altro? Minchia, sei un dispensatore. Tipo, altro? Altro? Salve, posso aiutarti? Chi sei? Ok. C'è altro che dovrei sapere? MR Not Duck. CDBDDAX. Che cazzo significa? Ma...
ora questa roba io la devo capire. Tu sei Christine. Ok, sono andato a fare una ricerca e nel mentre rispondendo ai commenti di Dova Kingslayer, prima di tutto ti ringrazio per i complimenti, non so se sono diventato una persona più ricca che ci sia mai stata su Fallout 1, onestamente per quanto è stato giocato credo molto di più. Giustamente hai fatto notare che i Gunrunner ci sono anche in New Vegas, effettivamente sono i migliori armatori della zona, infatti credo ci andremo il prima possibile. E per quanto riguarda il famosissimo Blaster Ardieno, che anche lì lo troviamo quasi in tutti i Fallout, è un evento unico, però è difficile da trovare perché, come avete visto, viaggiando per la mappa si sprecano tanti giorni. Noi ne abbiamo tanti a disposizione, ma non li voglio sprecare così. E in più, Blaster Alieno è uno dei più difficili da trovare. A proposito di questo, lui effettivamente ci ha detto che Fallout 1-2 è stato ispirato a Westland. Il primo almeno, poi è uscito il 2 recentemente, anche il 3, che tra l'altro voglio portare anche sul canale prima o poi. Appunto, sto andando a ricercare nella Fallout Bible, ho scoperto che questo qui è un riferimento a Fallout, a Westland. Infatti, questo qui è un fonema codificato. Cosa significa? Che pronunciando le lettere ad alta voce, perché è un fonema, quindi ogni lettera corrisponde a un suono, la C, la D, che però logicamente è da pronunciare in inglese, avrai la parola completa, ok? Il problema qual è? Che i traduttori, nonostante hanno fatto un grandissimo lavoro, non sono riusciti a renderlo in italiano. Quindi, non tanto non sono riusciti a tradurlo, non sono riusciti a tradurre il gioco di parole in italiano. E le parole, cioè lei ci dice, vedi le piccole anatre? Risposta, quelle non sono anatre. Oh sì, lo sono. Vedi le piccole ali? Le piccole ali? Perché io sarò, quelle sono anatre. Ok. Questo era un evento che non so oggettivamente a cosa si riferisca, però dice che è un riferimento a Westland. Io Westland 1 non l'ho giocato, è anche abbastanza difficile giocarlo vedendo in che stato era un gioco vecchissimo. Ad ogni modo, che altro puoi dirmi di questo? Parlami un po' di questo posto. Michele e io siamo appena trasferiti, per cui non ho avuto molto modo di vedere molto. Mi hanno detto che a sud dovrebbe esserci una grande chiesa, ma mi sembra solo delle chiacchiere. Alto? No, grazie. Decisamente no, grazie. Membro delle Blade, 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 indovina un po'. Blade, 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 Blade. Dai, quello che veramente si sta a leggere pure l'etichetta. Ma più che altro perché non voglio perdere tempo a provare a parlare con tutti quando alla fine tutti non ci diranno nulla di particolare. Il problema è che se questo veramente è la zona delle Blade, un po' mi crea casino. Perché o hanno qualche nascondiglio che io non sto chiaramente vedendo, o più pragmaticamente c'è... mi sono passato il capo, Razor, senza vederlo minimamente. Potrei supporre che da questa parte... dove sono finite quelle donnette? Pure prostituzione. Ma che cazzo. Passiamo di qui. Magari c'è qualche, perché mi viene da supporre che così a cielo aperto i regolatori l'avrebbero già sterminati. Più pragmaticamente ci deve essere qualche nascondiglio, o almeno lo spero per loro. Tutti semplici membri. E quindi non ci diranno niente. Ok, ho capito che da queste parti non si vedono molti stranieri, non mi sorprende la cosa. Sono stupido io? O seriamente non sto vedendo dove cazzo è questa specie di bunker segreto? O zona, insomma, dove si nascondono le Blade? Niente, io sono cieco perché non ho notato lei effettivamente, non c'era nessuno strano nascondiglio segreto. Non so perché mi ero focalizzato sul fatto che dovevo trovare qualche botola nascosta. Comunque una stupenda donna con un velo di tristezza negli occhi. La Madonna, che cazzo siete però qua, eh?
Posso aiutarti? Sei tu il capo di questa banda? Banda? Non è la parola adatta per descriverci. Comunque io sono la persona a cui tutti si rivolgono in caso di problemi. Beh, a me sembra proprio una banda. Magari fossimo una banda. Almeno avrei delle armi decenti con cui difenderci. Difendervi da chi? Dai regolatori. Sono loro i veri padroni di Additium, non Zimmerman. Vengono qui a rapire i nostri cari. Ma perché uno dice che rapiscono e l'altro dice che rapiscono un'altra fazione? Cioè, si rapiscono a vicenda. Che poi finiscono a fare gli schiavi giù da Ditium. Se cerchiamo di ribellarci, ci uccidono senza pietà. A volte vengono soltanto per ammazzare qualcuno. Poi portano i cadaveri da Zimmerman, raccontandogli che abbiamo cercato di introdurci nella città. O qualche altra storia ridicola. Quei figli di puttana hanno ucciso persino suo figlio. Mi stai dicendo che non avete mai fatto nulla di male contro Additium? Noi Blade non possiamo nemmeno avvicinarci ad Additium, finiremo ammazzati prima ancora di raggiungere i cancelli. Perché non vi riunite e prendete Additium con la forza? Abbiamo bisogno di armi migliori, i Gunrunner poco distanti di qui hanno le armi che ci servono, ma non possiamo andare a prenderle. Perché no? C'è un nido di Deathcloud tra noi e la base, non siamo mai riusciti nemmeno a parlarci. Con i Gunrunner, i regolatori hanno la potenza di fuoco necessaria per spazzare via i Deathclaw, ma per qualche ragione non lo fanno. Dove posso trovare questi Gunrunner? I Gunrunner stanno a nord-est di qui, ma sta in guardia, i Deathclaw non sono avversari da prendere alla leggera. Ho visto una di quelle bestie tagliare in due un uomo con una sola zampata. Cercherò di scoprire il possibile. Più che altro vi vorrei riparlare per quanto riguarda... Sembrate una banda, difendervi da chi? Il figlio di Zimmerman. E perché? Josh viveva qui con me, cioè con noi. Lui conosceva la verità. I regolatori gli dicevano che se avesse cercato di avvisare suo padre o di fare ritorno da Ditium, l'avrebbero ucciso. E l'hanno ucciso. Cos'è successo? Una notte cercò di introdursi di nascosto in città per avvertire suo padre. Lo stavano controllando, stavano controllando le trasmissioni radio dei regolatori la notte in cui loro lo catturarono. Sembra molto triste, scuote lentamente la testa. Ecco, è tutto registrato su questo disco. Perché non lo hai consegnato al padre di Josh? Noi Blade non possiamo nemmeno avvicinarci ad Additium, finiremo ammazzati prima ancora di raggiungere i cancelli. Potrei parlargliene io, che ne dici? Rischieresti la vita per aiutarci? Certo, qualsiasi cosa può di esservi utile. Non credo che funzionerebbe. Senza un arsenale decente, quello che ci serve è solo un po' di armi. Le armi... Ok, dammi l'olodisco, io andrò a parlare con i Gunrunner prima di andare da Zimmerman. Grazie, ci sei davvero di grande aiuto. In bocca al lupo, ti consegno l'olodisco. Ok. E ora sono curioso di vedere l'olodisco. Ah, e nel mentre rispondendo a Stefano... Zacchete! Ok. Duello ad dati del disco, 100 punti esperienza. Dicevo, rispondendo al nostro caro amico Stefano, effettivamente hai ragione, era da un bel po' di tempo che avevamo il conto in sospeso con i Khan, ed era anche ora di saldarlo, e nonostante abbiamo speso un bel po' di soldi, ce ne siamo fatti una valanga di più, cioè abbiamo comprato non so quanta roba, credo che ci basterà tranquillamente fino alla fine del gioco. Ti ringrazio per i complimenti. Comunque, registrazione e comunicazione audio, regolatori. Messaggio inviato, pattuglia regolatori a base regolatori, ci ricevete, passo? Qui è base dei regolatori, sono il capo regolatore Caleb, rapporto, passo. Sì, signore, qui il regolatore di seconda classe, cravatta. Abbiamo beccato il figlio di Zimmerman che tenta di penetrare il perimetro, signore. Ordini, passo. Merda, di nuovo. Beh, questa è davvero l'ultima volta. Eliminatelo e fate in modo che la colpa ricada sui Blade. Avete capito, passo? Signore, ho capito bene, signore. Dobbiamo ucciderlo, passo. Affermativo, regolatore. E voglio che facciate un bel casino. Impalatelo vicino all'ingresso. Oh, e tagliateli la lingua, così che non possa parlare mentre cerchiamo di salvargli il culo. Ricevuto? Sarà fatto, signore. Chiudo. Trasmissione. Ok, sono veramente dei figli di puttana questi qui. Veramente... orripilante, a dir poco. Quindi dobbiamo andare dai nostri fabbricanti di Nuka-Cola, che credo siano da questa zona. Ma tutto questo nel prossimo episodio, perché sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno.
e ci becchiamo nel prossimo episodio.